sono arrivata a Giarratana in Sicilia e mi sto preparando per la festa. È difficilissimo! Giusy, Giarratana si sta animando tutti i vicoli, le strade con il Memu Fest, perché è un festival medievale qui a Giarratana. E nasce soprattutto dalla voglia di tanti giovani, che appunto siamo i giovani dell'associazione Gruppo Tamburi Città di Giarratana, da questa voglia di mettersi in gioco, di investire nel proprio territorio e di fare qualcosa di positivo sia per noi stessi, sia per tanti altri giovani che per il nostro paese, appunto, che è Giarratana. Cosa vedremo in questa settima edizione del Memu Fest? Vedremo sbandieratori, vedremo suonatori di tamburi e di chiarine, vedremo serpenti, vedremo fuoco e poi ci sarà tanta musica celtica che ci farà ballare. Tra l'altro la location del Memu Fest è bellissima perché è nella parte di Giarratana antica dove ci sono anche delle ricostruzioni d'epoca. Questa è la parte antica di Giarratana, quella che venne costruita dall'antica Cerratanum dopo il terremoto della Val di Noto, e questo è il gioiellino, appunto è la parte più bella, e qui tutti gli anni fanno il presepe vivente e c'è questo vero e proprio museo a cielo aperto in cui tutte le case sono state ristrutturate, è stata data una nuova vita agli ambienti che appunto rievocano antiche arti, antichi mestieri dell'inizio del Novecento. E allora non ci resta che augurare a tutti buon Memu Fest! E qui alla Taverna dei Crociati che cosa abbiamo? Qui abbiamo le bevande medievali, cioè l'ippocrasso, il mulsum o l'idromele. Cosa mi fai assaggiare? Faccio assaggiare l'ippocrasso, una delle bevande medievali più famose, con cannella, zenzero e spezie pregiate. Buono, ho trovato la pozione magica, grazie! A voi! Serviamo il prossimo! I Milites Trinacrie. Muro di scudi. Aprire! Colpire! Ah! Chiudere! Aprire! Colpire! Ah! Chiudere! Aprire! Colpire! Ah! Chiudere! Sagitte. Passo. E da Giarratana vi salutiamo così! Dimmi dove, quando, Memu Festa Giarratana rimango a far la rievocazione con la popolazione. Oh, oh, medioevo al Memu. Grazie!